incomincia la corrispondenza con il monastero di clausura delle Carmelitane Scalze di Firenze. Si presenta la madre Giuseppa Maria del Verbo Incarnato. Ci tiene a sfatare ciò che si dice di lui e che gli devono avere descritto. 236, Campobasso, 30 marzo 51. Pace Christi. Reverenda Madre, sono un giovane fratello corista al quale il Signore ha chiesto il sacrificio di non offrire il santo sacrificio, e sono diventato sacerdote e vittima del mio stesso sacrificio. Con il prossimo 27 giugno si compiranno 13 anni di infermità. Da parte di Dio sono stati per la mia anima 13 anni di grazie e di doni, non escluso quello della professione solenne. Da parte mia, 13 anni di infedeltà alla grazia, 13 anni di incorrispondenza ai divini voleri. Si parla di me come di persona che può far qualcosa per il buon Dio. Io sento soltanto e con evidenza che sono nulla, che non posso nulla. Mi sforzo di essere fedele, nulla bramo, Dio solo mi basta. Accetto tutto, voglio tutto, mi offro tutto. Mi ricordi nelle loro preghiere affinché viva sempre la volontà di Dio e sappia essere più libero, più forte e più fedele. Un momento particolare per quelle anime, ben volentieri pregherò per loro. La nostra Mamma del Cielo ci renda anime di croce e formi in noi Gesù. Fra Giuseppe e Maria della Dolorata. Confida al suo padre spirituale alcune tentazioni di avversione nei suoi confronti e nei confronti di alcuni suoi familiari. Sono dei momenti passeggeri che riesce appena a percepire, ma che lo turbano. Non li vuole, chiede perdono. 239, Campobasso, 1 aprile 1951. Pax Christi, mio caro Don Michele, ho pianto, ho sofferto, il mio cuore sanguina. I moti di avversione che provo contro tutti e tutto, li ho provati verso mamma e verso di voi. Le persone a me più care, quelle per cui tanto prego e da cui tanto ricevo. Ditemi, si può concepire un essere più ingrato, più peccaminoso che il mio? Mi perdonate? Mi compatite? In verità non ho voluto quel che ho provato, è stato un attimo. Quando mi sono reso conto di quanto provavo, già tutto era finito. Ho avuto però netta e precisa la cognizione che quei moti io non li porto in me, vi è qualcosa di estraneo che li introduce nel mio interno. Non mi lamento di soffrire, temo solo di offendere Dio e di mancare di carità verso chi me lo rappresenta. Perdonatemi, e quale segno di perdono benedite l'indegno fra Giuseppe e Maria.